Il film è una provocazione e un messaggio lanciato ad una folta platea che lo ha colto in pieno per veicolarlo. Il contrabbandiere, scritto e diretto da Federico Rizzo, è un tentativo di riscatto per due territori straordinari come Brindisi e Taranto, che secondo il regista brindisino sono stati abbandonati dalla politica. È un invito a prendere le distanze da logiche perverse e cristallizzate raccontate attraverso la storia di un ristoratore in crisi a causa dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina che in cerca di una soluzione pensa di far rivivere il contrabbando. La presentazione del Teatro Impero di Brindisi è stata un successo. Il 25 marzo si replica a Taranto nel Teatro Orfeo. Siamo molto contenti perché è un film che parla direttamente ai cittadini di queste due province martoriate da un secolo di qualunquismo politico, che sono Brindisi e Taranto. E fortemente segnate dal contrabbando, che però negli anni ha cambiato pelle. Tu l'hai ambientato, diciamo, ai giorni nostri, Sì, il contrabbando in questo caso diventa una metafora per dei poveri commercianti che non riescono ad arrivare a fine mese causa rincari della guerra in Ucraina e decidono: perché non ripristiniamo il contrabbando? Quindi è una provocazione il film. Certo. Per denunciare un degrado, un abbandono politico nazionale di due province popolose e importantissime, nonché due città capolavoro. Non sono le contrarie, le fun fa male.